siamo molto lontani dalla conclusione dell'annata, però la stagione sta andando veramente, veramente per il meglio, e questo fa onore al gruppo di tecnici e di dirigenti che stanno guidando e portando avanti il programma che abbiamo stilato durante l'estate. Sono veramente onorato io come presidente di avere questo gruppo che lavora così bene. Le locali della Style Volley Fratte in divisa giallo-nera giocano con Sara Gazzola alzatrice, Elisa Voltano opposto, Arianna Micheletto ed Elena Rulli schiacciatrici, il capitano Loredana Marcato e Martina Cabrelle centrali, Cinzia Callegaro libero. Il primo allenatore Antonio Civiero, squalificato, è sostituito da Mauro Pinappo. Le ospiti del Mesped Medoacus in maglia bianca, guidate da Thomas Zarzyski e André Kistner, schierano il capitano Susi Romanato alzatrice, Tatiana Liviero opposto, Eleonora Babbo e Nadia Michielli schiacciatrici, Manuela Romanato e Jessica Rizzo centrali, Elisa Valente libero. Dopo un buon avvio delle locali, alcune imprecisioni in ricezione consentono alle ospiti di restare in scia. La frazione prosegue equilibrata con regolari cambi palla su entrambi i fronti. Nel fratte, ottimo rendimento in attacco delle centrali e della banda Rulli. Nel Medoacus, in grande evidenza la Babbo e la centrale Manuela Romanato. Le ospiti si avvantaggiano sul 14-10, ma il fratte replica coi contrattacchi di Voltana e Micheletto, rientrando sul 14-13. Scambi prolungati e spettacolari, grandi difese, contrattacchi tirati a tutto braccio si susseguono con le squadre in perfetta parità. Nel Medoacus Alessia Boscolo rileva la Michielli e proprio la banda numero 1 si rivela determinante, firmando gli ultimi due punti del primo set vinto dal Medoacus per 25-22. Volitiva reazione d'orgoglio del fratte che aggredisce subito il Medoacus col servizio della Rulli. Mura due attacchi della Babbo e si porta avanti sul 4-0. Poi sul 6-1 sfruttando l'errore in attacco della Romanato. Cresce il rendimento delle bande Micheletto e Rulli, servite perfettamente da Sara Gazzola. La Voltan è una garanzia in difesa e non sbaglia un pallone in contrattacco. Le ospiti vedono ridursi drasticamente le percentuali di Babbo e Michielli, che non riescono più a superare il muro giallo-nero, e il fratte vola sul 18-7. Coach Zarzyski rimescola le carte, fa riposare Susi Romanato, Rizzo e Babbo, inserendo al loro posto Nicole Gallo, Elisa Pinton e Monica Scarabottolo. Il fratte si esalta con difese da applausi e splendide conclusioni delle centrali Cabrele e Marcato. Le giallonere non si fermano più e conquistano per 25-12 un parziale dominato fin dall'inizio, con due potenti schiacciate dell'ottima Rulli. Il Medoacus riparte col sestetto iniziale, con Susi Romanato, Babbo e Rizzo nei rispettivi ruoli. Il solido muro della Style propizia il primo break del terzo set, che vede le locali avanti sul 7-4 con la fast vincente della Marcato e il servizio punto della Micheletto, spettacolare in attacco, precisa in ricezione e attenta in difesa. Le ospiti annullano il gap sul 7 pari. Il match entra quindi nella fase cruciale. Grande agonismo e alta intensità di gioco deliziano il caloroso e corretto pubblico di casa. Le centrali Marcato e Rizzo colpiscono con la fast, abilmente servite da due alzatrici di classe quali Sara Gazzola e Susi Romanato. L'equilibrio muore sul 17 pari. La Babbo è murata, la Romanato manda fuori una fast e la Cabrele inchioda il primo tempo che proietta il fratte sul 20-17. È il break decisivo. Rulli, Micheletto e Marcato colpiscono in sequenza. L'attacco della Liviero non passa e il fratte fa suo il terzo set per 25-20. Il fratte sa di avere il match in pugno e piazza subito un parziale positivo di 5-1 murando con Marcato e Voltan. Un primo tempo della Rizzo e un attacco della Michielli. Il Medoacus si disunisce in ricezione, ma lotta con tenacia riuscendo ad accorciare il distacco sul 6-5 con una fast della Rizzo e un manifuori di Eleonora Babbo, la migliore delle ospiti. Il tifo senza pause spinge le locali, che accelerano sull'11-7, allungando poi sul 15-10, col muro vincente della straordinaria Micheletto e con l'ennesima fast della Marcato. Da segnalare la magistrale prova in regia della Gazzola, l'ottima performance in attacco di Micheletto e Rulli, praticamente perfetto il libero Callegaro in difesa e in ricezione.
Le giallonere in trans agonistica regalano lezioni di volley e spettacolo a piene mani, volando sul 23-12 con due ace della giovane Greta De Biasi, subentrata alla Marcato e con l'imperioso contrattacco della Rulli. Le ragazze del Medoacus escono a testa alta di fronte alla chiara superiorità della Style, che chiude la partita nel tripudio generale. Sono rimasta veramente contenta di come abbiamo reagito tutte quante, dalle titolari a chi è partito fuori, e sono contenta anche che sono entrate quasi tutte le mie compagne. Inoltre diciamo che è stata un'ottima prova per noi, perché arrivavamo da un momento un po', diciamo, brutto, che avevamo avuto alcune sconfitte. Abbiamo cercato di tamponare alcune mancanze in allenamento con spostamenti di ruolo. E la squadra quest'anno sta lavorando molto bene. Stasera abbiamo giocato una grandissima partita contro le prime della classe. Ci siamo difesi con le unghie e con i denti, ma in casa della prima in classifica purtroppo hanno dettato legge loro. Abbiamo sbagliato molto le ricezioni, secondo me, all'inizio, e anche la battuta era poco incisiva, quindi abbiamo peccato, diciamo, in questo. Poi negli altri tre set invece abbiamo battuto più incisivamente, anche le ricezioni sono andate meglio e di conseguenza tutto il resto si è visto migliorare, insomma. Faccio i complimenti a tutte le mie compagne per come hanno gestito la gara, soprattutto dietro, perché stiamo lavorando molto meglio in allenamento rispetto all'andata. Facciamo moltissima ricezione e si vede, ma anche in difesa ci mettiamo carattere e grinta, quindi sono molto contenta. È stata una partita molto combattuta, come pensavamo. Loro hanno messo in mostra una grande correlazione muro-difesa, sono stati veramente molto molto bravi, avevano qualche problematica un po' in attacco per qualche acciacco. Noi d'altro canto in attacco abbiamo fatto il nostro, ci hanno limitato molto, però insomma la squadra è migliorata tanto in difesa, è migliorata tanto nelle palle difficili, nella gestione di tutti quei palloni sporchi che poi alla fine ti fanno vincere le partite, insomma, ecco.